La paura è una cosa meravigliosa, in piccole dosi. Viaggi nel buio sul treno fantasma, sapendo che alla fine le porte si apriranno e che ancora una volta tornerai alla luce del sole. È sempre rassicurante sapere che sei ancora qui, ancora al sicuro, che non è successo nulla di strano o quasi. È bello essere di nuovo un bambino, per un po', e provare paura. Non per governi o regolamenti, né per l'infedeltà o per i contabili o per guerre lontane, ma per fantasmi e per cose che non esistono e che anche se esistessero non potrebbero farci alcun male. Il fantasma, chiamato spettro o larva, è un'entità delle leggende e del folklore. Ci si riferisce ad esso come a una presenza incorporea, spesso caratterizzata da alcuni elementi macabri o sinistri, avvolta in un sudario oppure senza testa, contornata da una certa luminescenza o che produce un rumore di catene. Del pari, anche le circostanze delle apparizioni sono caratterizzate da elementi sinistri ricorrenti, quali l'ora notturna, i luoghi lugubri e isolati. Il termine fantasma, dal greco antico fantasma, a sua volta da fantaso, mostrare, dalla radice che esprime l'idea dell'apparire e del mostrare. Aveva il significato di apparizione, intesa come manifestazione soprannaturale. E solo con il tempo il suo significato si è ristretto a indicare l'apparizione di un defunto. Il fantasma è una figura ricorrente nella tradizione popolare e letteraria, praticamente di tutte le civiltà. Nella tradizione orientale e in quella greca e romana, l'apparizione dei fantasmi non è associata al sentimento di paura. Il fantasma è un tipico personaggio della letteratura fantastica e dell'orrore. Un esempio celebre si trova nell'Amleto di William Shakespeare. Nei racconti gotici e horror, i fantasmi infestano di frequente vecchi castelli o antiche magioni. In molti racconti per bambini, il fantasma può assumere un ruolo positivo. Ma adesso parliamo della Dama Bianca. È un tipo di spirito presente in diverse culture. Appartiene prevalentemente al folklore germanico ed è caratterizzata da sembianze femminili e da abiti di colore bianco. È stata descritta anche come senza occhi né bocca, con braccia e piedi nascosti e avvolta da una pallida luminosità che lascia tracce scure al passaggio. La prima testimonianza dell'uso del termine Dama Bianca per spiriti di questo tipo risale al XV secolo. È lo spirito di una donna morta per eventi tragici o dolorosi e la sua apparizione sarebbe tradizionalmente presagio di eventi nefasti, tipicamente la morte di un nobile, in maniera analoga alla Banshee. Secondo alcuni racconti, le dame bianche si aggirerebbero portando candele accese da cui lascerebbero cadere gocce di cera sulla criniera dei cavalli, per poi intrecciarla e pettinarla. Secondo altri, laverebbero la propria biancheria in luoghi appartati, chiedendo ai passanti di aiutarle e rompendo loro le braccia se non soddisfatte. Avrebbero per altri un portamento estremamente dignitoso e verecondo, non parlando se non in rare occasioni. I fantasmi prendono forma al chiaro di luna,
si materializzano nei sogni, ombre, sagome di ciò che non è più.